Noi come Astrogas Liquidi è 6 anni che ci occupiamo del GNL, finalmente vediamo che qualcosa si sta realizzando davvero. Questa conferenza, fra l'altro, è interessantissima e partecipatissima, credo sia sicuramente l'evento più importante del GNL del 2019. Oggi abbiamo ascoltato una serie di relazioni che confermano come la crescita del GNL sia esponenziale. Nel 2018 i consumi di GNL italiani sono aumentati del 57%, traguardando 57.000 tonnellate, di queste quasi il 45% solo per uso autotrazione, per cui evidentemente autotrazione pesanti, trasporto merci e persone. Quello che ci aspettiamo nei prossimi anni, direi non tanti, è finalmente la realizzazione di una logistica, chiamiamola portuale, quelli che vengono chiamati gli small scale LNG, cioè dei depositi dove ci si possa approvvigionare GNL. Ricordo che oggi i consumi di GNL in Italia sono con GNL che viene importato da Barcellona o dalla Verà in Francia o da Zeebrugge in Nord Europa, per cui con dei costi di trasporto assolutamente assurdi. Man mano che si realizzeranno i 9-10 progetti di small scale che sono presenti nella Adriatico, a Venezia, a Ravenna, nel Tirreno, a Napoli e Livorno, ce n'è 4 in Sardegna, che ricordo essere un'isola non metanizzata, per cui con grande necessità di avere finalmente disponibile questa energia pulita. Cioè, ci immaginiamo che a valle della partenza di queste logistiche esploderà i consumi, sia industriali che per il trasporto di merci e persone, trasporto pesante, che per i bunkeraggi marittimi significativo. Noi ci immaginiamo un 2030 dove l'utilizzo del GNL migliorerà significativamente gli obiettivi di miglioramento di qualità dell'aria che abbiamo nei confronti del mondo e dell'Europa con gli accordi di Parigi, e qui ci aiuterà a traguardare quegli obiettivi, e migliorerà anche la qualità e la salute di tutti noi concittadini italiani che finalmente respireranno un'aria più pulita.